Buongiorno a tutti, proseguiamo nell'ultima puntata di Passaparola versione estiva, la nostra galoppata nei processi che verranno, quello che potremmo chiamare il come è andata a finire di tante vicende di cui avevamo sentito parlare all'inizio e che poi sono state immediatamente silenziate dai media, ma avremo un giornale fra poco, il Fatto Quotidiano, che potrà raccontare tutto, anche il come è andata a finire. E oggi vi do qualche ragguaglio. Intanto avevo raccontato qualche mese fa che la signora Mastella era finita nel mirino della Corte dei Conti di Napoli a proposito di alcuni regalucci che aveva fatto a consiglieri regionali. Lei è presidente del Consiglio regionale della Campania, tra l'altro caso incredibile, Mastella è passato col centrodestra ed è al Parlamento europeo col Popolo delle Libertà, la sua signora invece continua a fare impunemente il presidente del Consiglio comunale di Napoli, della regione Campania, nel centro-sinistra. È una famiglia bipartisan quando c'è da arraffare poltrone. Bene, era finita sotto l'osservazione della Corte dei Conti per avere regalato delle medagliette commemorative piuttosto dispendiose e invece alla fine la Procura della Corte dei Conti ha sostenuto che quelle rientravano nelle spese di rappresentanza, come già aveva deciso peraltro per le spese forse un po' eccessive sostenute dalla signora e dal suo codazzo per il Columbus Day di alcuni anni fa, e quindi quella vicenda, tanto dovevamo, si è conclusa almeno davanti alla Corte dei Conti con un nulla di fatto. In autunno avremo probabilmente, almeno entro la fine dell'anno, la sentenza nel processo dell'Utri, che in primo grado era stato condannato a 9 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Fortuna ha voluto che i pubblici ministeri trovassero proprio in extremis quelle lettere di Provenzano a Berlusconi, di cui dell'Utri avrebbe dovuto fare da postino, e quindi se il Tribunale, anzi se la Corte d'Appello accetterà questo versamento di nuovi atti in extremis fatto a luglio, i giudici avranno un elemento in più per giudicare il ruolo che era stato ritenuto dimostrato dai giudici di primo grado di dell'Utri di trade union fra la mafia e il gruppo Berlusconi, ai tempi in cui il gruppo Berlusconi era soltanto un gruppo editoriale e imprenditoriale, e poi invece nei tempi in cui si era trasformato in un partito politico. Avremo la conclusione probabilmente almeno di una tranche, cioè quella a carico degli imputati che hanno chiesto il rito abbreviato, come l'ex direttore, l'ex numero uno della Juventus Antonio Giraudo, nel processo Calciopoli di Napoli, che sta andando avanti anche a carico di Moggi e di tanti altri dirigenti di squadre di calcio, sia ex dirigenti come nel caso di Moggi, sia nel caso di attuali dirigenti come Diego Della Valle della Fiorentina, come Claudio Lotito della Lazio, come i vertici del Milan, eccetera eccetera. Avremo anche l'inizio invece del processo per il caso Unipol. Qualcuno dirà: già, il caso Unipol che fine ha fatto? Massimo D'Alema e i suoi fedelissimi ritengono che la gente ormai se lo sia dimenticato e quindi si stanno riprendendo il partito, si accingono a riprendersi il partito mandando avanti Pierluigi Bersani. In realtà questo processo riaccenderà, si spera, i riflettori su uno scandalo che non è stato affatto archiviato, perché ci era stato raccontato che, a differenza della scalata di Fiorani e della Popolare di Lodi all'Anton Veneta, invece la scalata della Unipol alla Banca Nazionale del Lavoro era tutta regolare. Col cavolo, la Procura di Milano, in un'udienza preliminare che sta durando da più di un anno, vuole che vengano processati e quindi rinviati a giudizio un bel po' degli imputati inizialmente ipotizzati. Sono stati esclusi da responsabilità penali e quindi sono stati chiesti i proscioglimenti per 13 figure che inizialmente erano indagate per concorso nell'aggiotaggio che avrebbe commesso Consorte, cioè nella turbativa del mercato, nel momento in cui Consorte intestava occultamente a prestanomi suoi le quote della Banca Nazionale del Lavoro, che non poteva permettersi almeno subito di comprare in proprio, il tutto avendo raggiunto ormai
una quota superiore al 30%, che avrebbe dovuto imporgli immediatamente di lanciare l'offerta pubblica in modo da far alzare il prezzo delle azioni dei piccoli risparmiatori e poter consentire loro di vendere le loro azioni nel caso avessero saputo di questo suo interessamento. Invece l'accusa è quella che Consorte abbia fatto tutto a umma in segreto, appunto per non dover pagare tutte le azioni che evidentemente non poteva permettersi di pagare. Questo è l'aggiotaggio ipotizzato dalla Procura di Milano. Se ne stanno occupando, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Greco, i pubblici ministeri Luigi Orsi e Gaetano Ruta, in questa udienza preliminare che è davanti al GIP Luigi Varanelli. Bene, i 13 che sono stati chiesti di archiviazione, di proscioglimento, sono il Credit Suisse First Boston, la banca giapponese Nomura, le cooperative Talea, Estense, Nova e Adriatica con i loro dirigenti, il finanziere bresciano Emilio Gnutti, il costruttore Marcellino Gavi e l'immobiliarista Alvaro Pascotto. Questi dovrebbero uscire dal processo. Chi rimane invece? Rimangono i big, rimangono intanto Giovanni Consorte, già presidente dell'Unipol, rimane l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, il suo capo della vigilanza Francesco Frasca, il braccio destro di Consorte e il braccio sinistro, e cioè Sacchetti e Cimbri, banchieri italiani del BPV, Zonin e Divo Gronchi, il banchiere della BPR Leoni, il banchiere della Carige Berneschi e poi Giampiero Fiorani, che ha già chiesto di patteggiare la pena anche in questo processo. Ecco, questi secondo l'accusa erano il nocciolo duro della scalata Unipol alla BNL, illegale secondo l'accusa. E poi c'è quel patto parasociale, cioè c'è il fronte dei furbetti del quartierino, gli immobiliaristi legati a Francesco Gaetano Caltagirone, che avevano sostanziose quote della BNL e che si erano impegnati più o meno segretamente a girarle a Consorte. Quindi stiamo parlando di Francesco Gaetano Caltagirone, ma anche del quartetto dei furbetti del quartierino, e cioè Ricucci, Statuto, Coppola, più Vito Bonsignore, che oltre a fare l'affarista fa anche l'europarlamentare del Popolo della Libertà. Ecco, quelli avrebbero costituito, secondo l'accusa, la sponda indispensabile a Consorte per la scalata. Senza le loro quote Consorte non avrebbe potuto conquistare così agevolmente la maggioranza della grande banca romana, Banca Nazionale del Lavoro, appunto. Poi c'è il cotè politico, e questo è molto interessante perché con l'aprirsi del processo, del dibattimento, li vedremo sfilare questi politici. Non sono potuti sfilare come imputati perché si sono salvati, adesso vediamo come, grazie a vari tipi di immunità italiana e europea, e dovranno sfilare quindi come testimoni, verranno citati come testimoni, dovranno giurare di dire la verità e poi dovranno dirla, perché se non la diranno rischieranno un'incriminazione per falsa testimonianza. Quindi non so se gli è convenuto comparire in quel processo come testimoni o invece come indagati, perché l'imputato, a differenza del testimone, ha il diritto di mentire, mentre invece il testimone, se mente, commette un reato. Allora, voi sapete che i politici coinvolti in quella scalata erano almeno tre: erano Piero Fassino, segretario del DS, Massimo D'Alema, sostegno forte a Giovanni Consorte, e poi Nicola Latorre, l'uomo di mano di D'Alema per tutte per queste ed altre vicende. Quello del pizzino, quello che solito passare pizzini a esponenti del centrodestra in televisione per suggerire loro che cosa dire quando gli manca la parola. Bene, questo terzetto di dirigenti dei DS fu beccato al telefono con Giovanni Consorte nei giorni caldi della scalata a scambiare informazioni anche riservate, anche illegali secondo i pubblici ministeri, almeno nel caso di D'Alema e di Latorre. Fassino ha una posizione diversa, perché Fassino fu avvertito a cose fatte, era un po' l'ultimo a sapere, poveretto, era segretario del partito, non gli dicevano mai niente, e quindi secondo la procura non solo Fassino non ha commesso reati, ma anche nelle telefonate con Fassino Giovanni Consorte non ha commesso reati, e quindi per quelle telefonate va prosciolto. Perché? Perché inizialmente quelle telefonate erano state ipotizzate come prove di insider trading, cioè di informazioni privilegiate che venivano date a qualcuno rispetto a qualcun altro prima
che queste informazioni venissero comunicate al mercato. Bene, scrivono i giudici che il tenore delle telefonate di consorte a Fassino o tra consorte e Fassino ha un contenuto informativo assai povero, al di sotto di quanto Fassino stesso avrebbe potuto leggere sui giornali. Non gli dicevano niente, gli dicevano poco e glielo dicevano anche tardi dopo che era uscito sui giornali, e quindi Fassino ce lo dimentichiamo. Invece ci sono poi le telefonate di consorte con La Torre e con D'Alema, e spesso era La Torre a passare il telefono a D'Alema che parlava con consorte sul cellulare di La Torre. Bene, qui le cose cambiano, scrivono i magistrati proponendo che consorte venga processato anche per insider trading sulla base di quello che aveva confidato nelle telefonate sul telefono di La Torre quando parlava con La Torre e con D'Alema. Beh, qui le informazioni invece erano piuttosto sostanziose, qui si entra nel vivo. Scrivono i magistrati: consorte in quelle telefonate non è così vago, anzi il 6 e 7 luglio offre alla Torre informazioni che non stanno sui giornali, e il 15 luglio, siamo nel 2005, ribadisce di avere già il 51% e mezzo della Banca Nazionale del Lavoro, notizia che effettivamente non era pubblica, anche perché sopra il 30% avrebbe dovuto lanciare l'OPA, e qui aveva già il 51% e l'OPA pare che non l'avesse ancora lanciata. E quindi la notizia non solo non era pubblica, ma era la notizia di un reato che si stava commettendo. Consorte ha chiesto di essere interrogato di nuovo, che sostiene che il quadro accusatorio è stato ridimensionato. Perché non ci sono insieme a consorte gli ipotetici concorrenti nel reato di insider trading? Cioè, perché non ci sono La Torre e D'Alema? Voi ricorderete che la Procura di Milano aveva intenzione di indagare anche loro per concorso nel reato commesso da consorte. Aveva chiesto alla Forleo, e la Forleo aveva inoltrato al Parlamento quelle telefonate per avere l'autorizzazione a utilizzarle in base alla legge Boato. Il Parlamento aveva fatto il pesce in barile per un bel po', aveva massacrato di botte la Forleo è stata poi cacciata da Milano da un consiglio superiore supino e obbediente agli ordini politici. L'inchiesta però è andata avanti comunque, la Procura di Milano ha reiterato attraverso un altro GIP al Parlamento la richiesta all'utilizzo delle telefonate di La Torre, e il Senato ha risposto picche per la seconda volta. Intanto D'Alema se l'era svignata sostenendo che all'epoca delle telefonate lui non era parlamentare italiano ma era parlamentare europeo, e che quindi la richiesta di utilizzo di autorizzazione all'utilizzo delle telefonate andasse inoltrata al Parlamento europeo. Anche lì il Parlamento europeo, con col contributo fattivo dei deputati italiani di centrodestra e di centrosinistra, compreso Bonsignore che ha votato per salvare D'Alema, bene, il Parlamento europeo ha deciso che non bisognava autorizzare l'utilizzo di quelle telefonate, e quindi senza la prova contenuta in quelle telefonate non si possono processare ovviamente i due politici. Questo per quanto riguarda l'aspetto penale dovrebbe metterli al riparo da qualunque conseguenza di quelle telefonate intercettate. Rimane l'aspetto politico, cioè rimane l'aspetto di una scalata bancaria per la quale stanno per essere rinviate a giudizio una ventina di persone, banche, banchieri, dirigenti, affaristi, finanzieri, eccetera, eccetera. Ritenuta illegale, ritenuta viziata da reati di aggiotaggio e di insider trading, alla quale contribuivano addirittura in telefonate che costituiscono reato a carico di consorte, perché nei suoi confronti quelle telefonate possono essere utilizzate, due dirigenti dell'attuale Partito Democratico, che praticamente, se come pare Bersani vincerà il congresso, saranno i veri azionisti di maggioranza del Partito Democratico, visto che Bersani è uomo di D'Alema, appoggiato ventre a terra da Massimo D'Alema e dal suo entourage, La Torre in primis. Ecco, chi rinfaccia le questioni morali e le questioni politiche, le questioni di correttezza, giustamente, a Berlusconi, dovrebbe ricordarsi anche delle proprie. Il caso Unipol è un macigno che può anche essere rimosso con le immunità italiane e europee dal punto di vista penale, ma dal punto di vista morale questo è un macigno che il signor D'Alema e il signor La Torre si porteranno finché campano sulle spalle. Passate parola.